Bentornati sul canale, è irresistibile, vero, staccare la plastica? Sì, strappa tutto. Di chi parliamo? Di un personaggio? C'è Simone. Che guardavamo, ogni tanto capita ancora di vederlo quando sul 47. Sul 47. E abbiamo trovato in edicola. Cioè, che a volte dipende dal canale, perché la TV non è canale. Abbiamo visto questo in edicola e mi ha detto, non possiamo non prenderlo. Allora, mentre tu apri quello... io faccio vedere il magazine, anzi lo guardiamo poi insieme. Via il cartonato, si ti butta. Wow, non l'hai aperto. Allora, magazine numero 1. Hai distrutto il microfono, sappilo. Allora, numero 1. Gioca, colora e scopri, divertiti con Simone. Ovviamente per chi non lo conoscesse, Simone è il protagonista delle storie dei cartoni animati del coniglio Simone. E qui vediamo la famiglia di Simone. Io questo lo tengo, voglio fare lo stampino. Fai vedere? In pratica c'è la sagoma di Simone con all'interno. E c'è anche questo. Lo metti qua, ti dà la forma tutta la famiglia. È vero. Bello. Io posso fare. Carino. Ok, dopo facciamo vedere il giocattolo. Andiamo a vedere un attimo Andrea il papà, Milù il gatto, Simone, Gaspar il fratellino ed Eva che è la mamma. Qui abbiamo un bel labirinto passione di Sara, giusto? Grazie. Allora, devo fare, lo facciamo devo fare. Un labirinto. Allora, pure la penna portata di mano. È di quelli che devi seguire la linea. Allora. Aspettiamo con calma che Sara faccia il labirinto. Trovato. Aspetta, si parte da qua. Ah, ma è solo la riga. Eh sì, solo la riga. Ah, allora è easy. Esatto, brava, sei quasi arrivato. Rifai il giro dall'altra, esatto, scendi di lì, fai il giro, tac, siamo arrivati. Lo devi anche disegnare? No, siamo arrivati. Sì. Sì, va bene. Intanto vi leggo, ecco Simone, super coniglio, la sua famiglia insieme fanno tante cose divertenti. Ciao, è bello stare all'aria aperta, ti piace? E il gatto dice, miau, ciao, il mio nome è Simone. Ti presento la mia famiglia, ci piace giocare insieme. E mamma Eva dice che chi vuole giocare a nascondino è un gioco molto divertente. Andiamo avanti, qui abbiamo super coniglio, un coniglio questo super. È un suo amico. I suoi amici. Lulu, lei è Lulu e lui è Ferdinando. Ah, te li ricordi? Wow. Qui abbiamo una gita in bicicletta, quindi una certo, piccola Lulu storia. Lulu è il mio personaggio preferito. Gioca con la storia. Mamma, il papà, per evitare una famiglia di ricci, un cespuglio perché sul poi papà, puoi modificare la storia. Perché pedalava troppo forte. Cioè, no, gioca con la storia. Ti ricordi cosa è successo durante la gita al lago? Sono no. Domande. Qui abbiamo, impara i numeri, quindi... Uno, diciamo due, che il target è per un bambino un po' più piccolo. 4, 5, sei capace? 6, bravissima! 7, 8, 9, 10! 10! Campione! Campionessa! Giochiamo all'aperto, aspetta, quindi qui ti aiuto Simone a contare nel numero qui sotto. 6. Quante saranno? 6? Bravissima! 6, e poi qui c'è scritto come costruirti una casetta sull'albero. Ecco, no. Quella mi piace. Trova la sagoma. Un altro labirinto! Ma stai easy? Da chi andrai? Da Milù? Ma è per bambini molto piccoli questa cosa. Ma la cosa che non è per bambini così piccoli, perché di solito i magazine sono carini, ma sono un'aggiunta al giocattolo che si vuole comprare. Oggi il microfono non vuole stare su. Perché devi fare così, caro amico microfono, compagno di mille avventure? Di mille avventure. Sì, mille perché i video sono praticamente mille oramai. No, basta labirinti, allora. No, troppi labirinti. Devo fare. Unisci punti. Chissà cosa apparirà negli unici puntini che avevo visto dopo. Mettiamo dove? Pagina dopo. Ah, allora, arrivo. Partenza. Lui lo deve preparare lo zero della scuola. Ok. Allora, diciamo così, prende la cosa qua. Sì. Poi... no, quindi deve raggiungere lo zaino e basta, non devi fargli prendere tutto. E dov'è lo zaino? È qua, all'arrivo, alla partenza, è l'arrivo. Ah sì, l'arrivo, giusto. Secondo me se andava dall'altra parte, no, hai ragione tu. No, devo andare di qua. Sì, esatto. Tacate, perfetto, arrivato. Speriamo non ci siano più labirinti. Ok,
Chissà unendo i punti. Ah no, non è unendo i punti. Qui ti insegnano come si scrivono le lettere. Quindi ci sono le frecce che indicano la direzione giusta. Posta. Ciao Simone, Sei ciao anni, Simone. 4 anni, 5 anni, disegna, fai il tuo disegno e invialo. Noi siamo un po' grandicelli. Per farlo, qui puoi ritagliare le orecchie di Simone. Ma ti Questa cosa è molto aiuterei da simpatica. un E certo, puoi usare le forbici. Ma la cosa adulto? più Io uso bella. quelle con la punta arrotondata. Esatto, la cosa più bella è questo, cioè il Lo tutto si scivolo, che compra per scivola! questo. Guarda che bello che è questo Guarda. scivolo. Che va bene per le scelte quello, eh. Simone è bellissimo, tra parentesi. È in plastica vuota, però è fatto veramente bene. E ovviamente, vai, è caduto dallo scivolo. Com'è? Ecco, si è ribaltato. Lo scivolo, ripeto, per le scelle va bene come dimensioni. Sì, ci confermano che va bene per le scelle. Mentre Sara fa Wii e fa scelle. Basta! Allora, il pupazzo è molto carino. Costa il tutto 7,90 euro. Di Simone, non so cosa ci Ciao saranno negli altri numeri. Simone, Probabilmente ciao ci sarà il fratellino. Simone. Secondo me, secondo me. Poi Forse c'è anche i suoi scritto. amici. Vediamo se c'è. No, non perdere il prossimo numero. Le soluzioni, no, dice presto in edicola, ma non ci dà indicazione di quale ci sarà. Comunque, noi vi facciamo vedere il primo Peccato. numero. Che, guarda qui quanto gli assomiglia. Ecco, diciamo che a penna fare i segni della bocca e dei denti assomiglierebbe ancora di più. Ma noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per aver visto il video. Vi invitiamo a mettere un like, condividere, Ciao schiacciare la campanella, Simone, ciao commentare, Simone, iscrivervi al canale. ciao Lazaretto, e come Simone. sempre. Noi vi sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!